Oggi parliamo di ceci, buonissimi ceci, li potete trovare ovviamente essiccati e possono essere acquistati o sfusi o confezionati. Io vi consiglio quelli confezionati, ma soprattutto quelli con i sacchetti trasparenti che vi permettono ovviamente di controllare le condizioni dei semi all'interno. Controllate che non siano presenti, per esempio, sostanze strane, non so, i sassolini, ma soprattutto che i semi siano integri e senza fori sulla superficie, perché i fori significa che ci sono gli insetti. Le varietà di ceci nostrani si riconoscono dalla buccia che è liscia e sono di dimensioni abbastanza ridotte, ma molto molto saporiti. Se volete essere sicuri di acquistare un prodotto italiano, scegliete le confezioni che riportano la scritta prodotto confezionato in Italia. Se invece trovate indicato soltanto il luogo di confezionamento, non potete essere certi che il prodotto contenuto nella confezione sia stato coltivato nel nostro paese. Se comprate ceci in scatola, preferite quelli senza conservanti e controllate sempre che la confezione non presenti ammaccature. Se invece scegliete quelli nei barattoli di vetro, fate la prova toccando il tappo. Se non fa clip clap, vuol dire che il prodotto è ben conservato se vuoto. Se invece fa clip clap mettendo il dito, il pollice sul coperchio, vuol dire che quel coperchio è stato aperto e quindi scartatelo.